Sia lodato Gesù Cristo. È la 21ª domenica per annum. Anche un occhio superficiale è capace di vedere che l'umanità sembra colpita da un'infezione spirituale, cioè da una specie di virus dell'anima che spinge ad essere cattivi, egoisti, violenti, ingiusti. E la spinta verso la cattiveria in questo momento è veramente impressionante. Norberto Bobbio, ateo, così diceva lui, negli ultimi anni spesso diceva: «Sono giunto al termine della mia vita, ma non ho trovato la risposta alla domanda fondamentale che si pone ogni uomo, ed è questa: qual è il senso della vita? Che cosa sono venuto a fare in questa terra? La mia intelligenza dichiara fallimento, la mia intelligenza è umiliata, però non mi rifugio nella fede», così disse. Non mi rifugio nella fede. Parole terribili, parole amare. Da queste parole emerge chiaramente che l'orgoglio acceca. L'orgoglio è un grande muro che impedisce di incontrare il Signore. Pascal disse che l'ultimo atto dell'intelligenza è un atto di umiltà. Quanto è vero. Eppure Norberto Bobbio ha avuto l'onestà di dire: «Guardando l'umanità, io ho l'impressione che sia stata colpita da un'infezione, da un virus che spinge gli uomini ad essere cattivi, violenti, egoisti, ingiusti». Parole di Bobbio. E non riusciva a capire quale fosse questo virus. Noi sappiamo che questo virus è il peccato, cioè l'atto di orgoglio con il quale l'uomo ha rifiutato e continua a rifiutare di riconoscere Dio come Signore della vita, come roccia alla quale appoggiarci, come bene irrinunciabile per essere felici. Rifiutare Dio è l'atto più folle che l'uomo possa fare. In questa drammatica situazione, Dio sta aprendo lentamente e tenacemente una strada per guarirci. Questa strada è Gesù. Gesù infatti ha preso un pezzetto della nostra storia, un piccolo segmento di tempo, e l'ha riempito di amore, di bontà, di perdono, e l'ha lasciato come lievito fecondo dentro la cattiveria degli uomini. Ma l'intervento di Dio non è automatico, non è violento, non è un'imposizione, ma è un dono, è una mano tesa alla quale bisogna dire un sì. Noi abbiamo sentito l'azione benefica di questa mano, per questo siamo qui. Ma è necessario che la nostra risposta cresca, diventi sempre più convinta, più profonda, fino ad abbracciare ogni momento della nostra vita. La fede, infatti, non è una poltrona, ma è una strada da percorrere ogni giorno. Ce lo ricorda la prima lettura. Parla del popolo di Dio, cioè dei nostri antenati nella fede, che è stato tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto, ha fatto un lungo cammino nel deserto, ha superato innumerevoli difficoltà e finalmente arriva al Giordano. Lo attraversa cantando e mette piede nella terra promessa. Verrebbe da dire: «Oh, ora tutto è fatto!» No, invece, ora tutto ricomincia, perché la fede è un continuo cammino. Giosuè infatti dice al popolo: «Oggi comincia una nuova tappa. Rifacciamo pertanto la nostra opzione di fede. Ditemi, volete seguire il Signore o volete seguire gli idoli falsi degli abitanti di questo luogo? Io e la mia famiglia decidiamo di seguire il Signore, così come abbiamo fatto fino ad oggi». Bellissimo richiamo per noi. Nella fede non si vive di rendita. Ogni giorno, ogni domenica, bisogna ridire il sì al Signore e camminare nel viaggio della conversione per non lasciarci trascinare dalla cattiveria e dalla volgarità che ci circonda. La vita, infatti, è un viaggio con salite e discese, con buche, tratti nel buio e tratti nella luce. La vita è piena di prove e le prove sono l'ora della fede. Sono il momento in cui viene fuori quello che abbiamo dentro. Pensiamo ai due ladroni accanto a Gesù. Due atteggiamenti completamente diversi, due risposte completamente diverse, eppure nella stessa situazione.
ma il cuore era diverso. Pensate, siamo nell'estate, pensate all'estate. C'è un modo di vivere l'estate che è esibizione volgare, ricerca di stravaganze, esaudimento di capricci, voglia di trasgressione. Un cristiano non può accettare questo modo di vivere l'estate. Un cristiano vero, sa che la fede e la coerenza nella fede non possono mai andare in vacanza. L'estate allora diventa una splendida occasione per rinnovare il nostro atto di fede, la nostra adesione a Gesù. Le parole coraggiose e decise di Giosuè ci ricordano anche che l'uomo ha il potere terribile di costruirsi idoli, idoli da contrapporre a Dio, cioè false sicurezze. Thomas Eliot, nel secolo scorso, fece questa amara constatazione. Gli uomini di oggi hanno abbandonato Dio per adorare l'usura, l'avidità, la lussuria, l'egoismo, il potere, l'orgoglio. C'è del vero in queste parole. E questi idoli di cui parla Eliot prendono volti concreti. Pensate allo spettacolo dissacrante, per fare soltanto un esempio, proposto da una cantante italo-americana che si fa chiamare provocatoriamente con il nome santo di Madonna. Ma il dramma non sta nello spettacolo, ma nella gente poco coerentemente cristiana che va a vederla ed applaudirla. Quanta incoerenza! Gesù nel Vangelo ci ripropone l'invito alla decisione. Dopo aver detto di essere il pane vivo disceso dal cielo e dopo aver visto lo scetticismo di alcuni, pensate, Gesù dice agli apostoli: volete andarmene anche voi? E oggi lo ripete coraggiosamente anche a noi. Dio ci lascia liberi, perché l'atto di fede è un atto di libertà. La bontà, come anche la fede, può essere vera soltanto se non è imposta. Rispondiamo prontamente con le parole di Pietro: Signore, da chi andremo? Chi può dare una speranza vera e un appagamento del cuore? Tu solo hai parole di vita eterna e noi restiamo con te, restiamo con te. Diciamo tutti anche noi oggi questa risposta nel nostro cuore: tu solo hai parole di vita eterna, Gesù, e noi restiamo con te. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.